La storia mondiale della Sicilia è un libro che vuole sfatare alcuni luoghi comuni, soprattutto quello di una Sicilia immobile, di un'isola arretrata e sequestrata rispetto alla grande civiltà europea. Questa storia mondiale riannoda invece i fili di una vicenda plurimillenaria, sette millenni, nei quali la Sicilia ha stabilito straordinarie relazioni umane e mercantili con tutto il resto del mondo, a cominciare dal bacino mediterraneo fino all'Oriente e fino al mondo americano. Ed è una storia che capovolge tradizionali cliché. La Sicilia mafiosa, la Sicilia del latifondo, la Sicilia arcaica e chiusa in se stessa. È un'isola, quella raccontata in questo libro, che vede tanti specialisti e autori e 114 voci, ognuna con una sua autonomia di tema, si verifica una ricostruzione straordinaria di mille idee e mille economie che si contaminano fra di loro in un caleidoscopio occidentale e orientale. La Sicilia di questa storia mondiale racconta di personaggi, di scienziati, di letterati, di ambienti, di architetture, di eventi politici ed economici. Soprattutto il grande flusso di merci, il suo grano, lo zucchero, il riso, gli agrumi, ma anche le mafie, ma anche i Nobel per la letteratura, il cinema, una isola straordinaria, davvero mondo e dimensione mondo dell'economia e della cultura.